Il nuovo governo italiano vorrebbe, utilizziamo il condizionale, trattare con l'Unione Europea per redistribuire migranti clandestini, illegali, che cercano di entrare in Europa e in Italia. Quindi parlando di centri di accoglienza, redistribuzione, sempre nei giornali parlano di profughi, qui non sono profughi, continuano sui giornali a parlare di profughi. Non sono profughi, ci sono all'interno dei clandestini, dei migranti illegali, all'interno di questi numeri c'è una piccola percentuale di profughi che scappano dalla guerra e c'è anche una percentuale di naufraghi salvati perché stavano affondando, ma la maggior parte non sono né naufraghi né profughi, ma sono migranti clandestini. Clandestini vuol dire illegali, cercano di entrare in Italia e in Europa senza avere i documenti e i requisiti per entrare. C'è un'apertura di Parigi, perché Parigi vuole essere sempre al centro dell'attenzione, ma ci deve essere un'apertura dell'Europa, non di Parigi. Cosa ce ne frega dell'apertura di Parigi? È un paese su 28. Parigi non è il centro dell'Europa, ma loro cercano di essere sempre al centro loro dell'attenzione. Però c'è l'apertura di Parigi, tenete presente che c'è l'apertura di Parigi. Ma quale sarebbe l'obiettivo dell'Italia? Quello che riesce a Malta, ma l'Italia no. Malta, quando arrivano delle navi clandestine, navi con dei clandestini, telefona in Europa e redistribuiscono immediatamente tutti i profughi, perché loro con un'isoletta piccola, io ci sono stato, fate presente che Malta è come la capitale, La Valletta è come San Marino di grandezza. E l'isola è un'isoletta di 10 km per 7, quindi sì, è uno stato, ma ovviamente non può ricevere clandestini, neanche uno, diciamo. Quindi con Malta redistribuiscono subito i clandestini, con l'Italia non l'hanno mai fatto o hanno fischiettato per 20 giorni aspettando la magistratura, giusto per osteggiare il governo che c'era prima. Quindi l'obiettivo dichiarato del nuovo governo sarebbe ottenere una distribuzione preventiva dei migranti che arriveranno in Italia. Quindi accettare gli sbarchi delle ONG, dei mezzi militari impegnati nei soccorsi nel Mediterraneo, con la garanzia che una gran parte, meno la quota che spetterebbe all'Italia, vengano appunto redistribuiti in tutti i paesi europei, in tutti i paesi europei, ma è proprio il problema di questo tutti i paesi europei. La strategia di Conte sta mettendo a punto con i titolari del Viminale, Luciana Lamorgese, della Farnesina, Luigi Di Maio, punta a superare il trattato di Dublino, ma soprattutto a prendere le distanze dalla gestione all'attacco di Bruxelles voluta da Salvini. Allora, il problema è che se ci riescono veramente tanto di cappello, perché come si fa a superare il trattato di Dublino? Il trattato di Dublino è un trattato internazionale. Come si fa a superarlo quando su 28 stati europei la metà, 14, non si presenta neanche alle riunioni sull'immigrazione? Non si presentano. Pensate che gli interessa cambiare il trattato di Dublino o imporre a molti paesi dell'Europa una redistribuzione coatta di migranti? Tu ne devi prendere proporzionalmente il 4 tu per cento, tu il 15, tu il 7, non lo accetteranno mai. E poi mai. E gli altri 14 volenterosi, paesi volenterosi che di spontanea volontà ogni volta dicono vabbè, mandamene 5, mandamene 7, non di più di 8, eh? Questi paesi volenterosi che ogni volta danno la loro disponibilità per la redistribuzione, con l'Italia succede che la metà non li riprendono più. Cioè dicono di sì e poi alla fine non li prendono. Non rispondono più. Quello che dicevo in altri video, su 400 migranti che dovevano essere redistribuiti tra i paesi volenterosi, solo 206 sono stati redistribuiti, l'altra metà sono rimasti in Italia. E volete che ritrattino il trattato di Dublino quando i clandestini non li vuole giustamente nessuno? Perché non sono profughi? Non stanno scappando dalla guerra? Non sono naufraghi? Non stavano affondando? Ma sono presi davanti alla costa della Libia dalle ONG che pattugliano a poche miglia dalla costa della Libia, sono
Gli scafisti lo sanno, mettono qualche litro di benzina, arrivano a qualche miglia dalla costa della Libia, vanno direttamente incontro all'ONG perché ci sono le loro posizioni satellitari in Facebook, in internet, sanno dove sono, vanno verso l'ONG, l'ONG felicissima, non sta aspettando altro che tirar su delle persone, quindi non c'è nessun, nella maggior parte dei casi, diciamo così, nella maggior parte dei casi non c'è nessun gommone che sta affondando, ma li tirano su e li portano in Italia. Questo è, non sono profughi, non sono naufraghi. Sono persone che partono con la consapevolezza di andare senza documenti in Europa e di essere portati dall'ONG. E volete che i paesi europei vogliano persone che cercano di entrare in Europa illegalmente? Ovviamente che no. Intanto arriva una lettera inviata dal ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian a Di Maio per avere relazioni più costruttive, no? Adesso che non c'è più Salvini, parliamoci. È stata accolta come un via libera quel negoziato già avviato che punta anche a una politica comune sui rimpatri. Però, caro il mio governo attuale, non dovete parlare con Parigi. Si deve parlare con l'Europa, non con la Francia direttamente. La Francia non è l'Europa e l'Europa non è la Francia, anche se la Francia vorrebbe sentirsi il capo, no? Il capo della banda, se vuoi essere dei nostri devi fare domanda, diceva Jovanotti. Però, a parte questa parentesi, l'Europa non è la Francia e la Francia non è l'Europa. Quindi, caro Di Maio, caro Conte, anche se la Francia ha un'apertura, fategliela richiudere, perché bisogna parlare in Europa, non con la Francia. Un passo importante è che in Italia si tradurrà in un nuovo approccio per la sistemazione dei profughi, dicono nel governo. Lamorgese è il prefetto che con il ministro Marco Minniti mise a punto il protocollo poi applicato a Milano per la cosiddetta accoglienza diffusa. Piccoli centri individuati grazie alla collaborazione con i sindaci, governatori e associazioni di volontariato, dove si rimane in attesa delle decisioni sulla richiesta d'asilo. Però voi avete visto anche in questi mesi che questi piccoli centri a volte o quasi sempre sono dei centri per prendere soldi dallo Stato. Non sto qui a riepilogarvi molte cose che sono successe in giro per l'Italia con questi piccoli centri di volontariato che prendono sovvenzioni dallo Stato e poi praticamente si rubano i soldi. E questa linea, come avrebbe detto la ministra Lamorgese durante il primo incontro con Conte, non rinnego perché si è dimostrata vincente. Quindi la signora vorrebbe ritornare alle schematiche del vecchio PD. Renzi quando erano al governo. Il nodo restano le risorse visto che non ci sono i soldi per il pagamento degli straordinari ai poliziotti. Ma l'Italia non vuole essere l'unico centro di smistamento dei profughi e per questo il negoziato con la UE prevede al primo punto regole chiare sulla distribuzione di chi sbarca sulle nostre coste. Si discute sulla necessità di procedere con la fissazione delle quote o comunque sulla disponibilità di altri stati ad accogliere i migranti quando sono ancora a bordo delle navi. E dunque non si esclude il ritorno a un progetto comune sul modello Triton, che prevedeva una gestione condivisa del controllo delle frontiere marittime. In questo quadro si inserisce la revisione del decreto sicurezza, che non avrà tempi brevissimi, ma dovrà comunque recepire le indicazioni del Quirinale rispetto alla necessità di rivedere le multe per chi viola i divieti d'ingresso, tenendo conto dell'obbligo di riprestare soccorso a chi si trova in difficoltà previsto dalle convenzioni internazionali. Non c'è nessun dubbio che chi è in difficoltà in mare va soccorso, però non c'è nessun obbligo di redistribuire persone che vogliono entrare nei paesi in maniera illegale. Quindi, vogliono fare di nuovo una missione militare che pattuglia il Mediterraneo, che tira su i clandestini, va bene? E quindi Conte vorrebbe fare una redistribuzione firmata già prima in tutti i paesi europei o in molti paesi europei? Ma voi pensate veramente, come dicevo prima, che i paesi europei vogliano accogliere dei migranti illegali che vogliono entrare nei paesi senza documenti? Perché dovrebbero farlo? Perché dovrebbero accettare dei migranti illegali? Potrebbero accettare delle persone se sono profughi che scappano dalla guerra, persecuzioni politiche. Ma prima di accertare che siano perseguitati politici, bisogna prima farli scendere,
fare delle inchieste, interrogarli, ricostruire le storie, cose non semplici. E poi, dopo che sono scesi, chi dove vanno? Rimangono in Italia? Quindi, caro il mio conte Di Maio e Zingaretti, quella del rivedere il trattato di Dublino non è possibile, è un'utopia perché nessun paese europeo vuole i clandestini. È chiaro? Come bisogna, in che lingua bisogna dirglielo a questi qua?